Buongiorno amiche e amici di Aesthetic Summer News. Questa mattina, come spesso accade, la news riguarda sia le donne che gli uomini. E riguarda soprattutto donne e uomini over 45. In questa fascia d'età cosa succede? Che la zona inferiore del collo e l'arco mandibolare perde di tono. E allora è necessario ridefinire e ritendere questa parte del nostro viso. Ora, tutti quelli che sono i cosiddetti lifting cutanei, i lifting pausa pranzo, servono a ben poco, tirano la pelle, fanno lunghe cicatrici e dopo poco tempo il risultato è che si ritorna esattamente come si era prima, in più con larghe e brutte cicatrici. L'obiettivo è quello invece di andare a ritendere e riposizionare il muscolo, questo largo muscolo che si trova al di sotto del nostro collo, che si chiama muscolo platisma, e questo attraverso tecniche con degli strip che vanno ancorati sul muscolo e posizionati e tensionati posteriormente, possiamo ridonare una linea giovane al nostro collo e al nostro arco mandibolare. L'intervento è un intervento ovviamente che si fa in clinica, ma il recupero è estremamente rapido grazie a queste nuove tecniche mini invasive.